L'ambasciatore della Federazione Russa presso la Santa Sede, Aleksandr Avdeyev, ha incontrato questa mattina il presidente del Consiglio regionale Giuseppe Di Pangrazio, in occasione dell'inaugurazione della mostra fotografica Il ritratto di San Pietroburgo. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione L'Aquila Siamo Noi e dall'Assemblea regionale ed è stato lo spunto per ricordare l'aiuto che i russi hanno offerto al capoluogo abruzzese a seguito del sisma del 2009 per dare impulso a nuovi scambi di tipo culturale. Una grande relazione oramai che il Consiglio regionale ha intrapreso da diverso tempo. Oggi con la Federazione Russa questa mostra sta a significare che è un percorso che continua. Poi mi pare che dalle parole di Sua Eccellenza l'ambasciatore venga fuori tutto, insomma, una grande solidarietà all'indomani del sisma del 2009. La ricostruzione di due elementi importanti in questa città, il Palazzo Ardinghelli e la Chiesa San Gregorio, stanno a significare non solo un aiuto economico, ma stanno a significare proprio l'animo, il cuore di cui è dotata la Federazione Russa e i cittadini. L'ambasciatore russo ha invece ricordato i rapporti già esistenti tra Russia e Abruzzo e la grande influenza italiana nell'architettura, soprattutto nella città di San Pietroburgo. La vostra città e Abruzzo sono bene conosciute in Russia, non soltanto conosciute, ma ci sono le relazioni veramente amichevoli da lontano. E quando ha avuto questo terremoto a Abruzzo e qui a Kiel, noi abbiamo avuto il sentimento non soltanto di tristezza, ma dell'obbligazione di aiutare automaticamente, perché l'Italia ha giocato un ruolo molto importante nello sviluppo della cultura russa. Il Cremlino era, le migliori chiese del Cremlino erano costruite con gli architetti italiani, in San Pietroburgo è la stessa e questa mostra, è visibile che l'influenza italiana è presente a San Pietroburgo, nella sua architettura, nelle sue chiese, eccetera. Perciò io penso che il sviluppo delle queste relazioni culturali è una cosa normale e obbligatoria per i dirigenti dello Stato.